Sesto giorno. Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergile nella mia misericordia. Queste anime sono le più simili al mio cuore. Esse mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio dell'agonia. Li ho visti come gli angeli della terra che avrebbero vigilato presso i miei altari. Su di loro riverso le mie grazie a pieni torrenti. Solo un'anima umile è capace di accogliere la mia grazia. Alle anime umili concedo la mia piena fiducia. Misericordiosissimo Gesù, che hai detto, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Accogli nella dimora del tuo pietosissimo cuore le anime miti ed umili e le anime dei bambini. Queste anime attirano l'ammirazione di tutto il paradiso e formano lo speciale compiacimento del Padre Celeste. Sono un mazzo di fiori davanti al trono di Dio, del cui profumo si delizia Dio stesso. Queste anime hanno stabile dimora nel pietosissimo cuore di Gesù e cantano incessantemente l'inno dell'amore e della misericordia per l'eternità. In verità, l'anima umile e mite già qui sulla terra respira il paradiso e del profumo del suo umile cuore si delizia il Creatore stesso. Eterno Padre, guarda con occhi di misericordia alle anime miti e umili ed alle anime dei bambini che sono racchiuse nella dimora del pietosissimo cuore di Gesù. Queste anime sono le più simili al Figlio tuo. Il loro profumo si innalza dalla terra e raggiunge il tuo trono. Padre di misericordia e di ogni bontà, ti supplico per l'amore e il compiacimento che hai per queste anime. Benedici il mondo intero, in modo che tutte le anime cantino assieme le lodi della tua misericordia per tutta l'eternità. Amen. Segue la coroncina alla Divina Misericordia.